Buonasera a tutti e benvenuti al Gran Premio di Russia della categoria Academy del campionato TST F1 Racing. Sono TST Raikkonen, qui con me in cabina di regia Otan, ciao Otan, A tutti. e TST Vettel, che ci raggiungerà tra Ciao, poco in buonasera a doppio. Ciao tutti. allora. Ciao, buonasera. Dicevo, siamo alla quarta gara dell'Academy, GP di Russia, una pista un po' che è abbastanza recente, diciamo, è entrata nella Formula 1 nel 2014-2015, quindi una delle piste più recenti di Armantilke, e una pista non molto tecnica, onolore, Ma è una una pista un po' pista, semplice. cioè, abbastanza semplice, è composta da un lungo rettilineo, quello dei box, e da un secondo rettilineo nel secondo settore. Poi ci sono per la maggior parte curve a 90 gradi e curve lente nell'ultimo settore, però diciamo che è una pista abbastanza semplice, insomma, non c'è neanche la ghiaia, c'è le vie di fuga asfaltate, quindi non c'è una grande difficoltà, insomma. Diciamo che è una delle piste che esprime al massimo il concetto delle nuove piste senza le vie di fuga con la ghiaia, solo in asfalto, come anche ad Austin, mi viene in mente di altre piste recenti simili. Credo che sono già Sì, scesi in pista dei piloti. Vai, diciamo che vai, Lore. come piste recenti hanno fatto un po' hanno differenziato rispetto alle piste classiche che ci sono nel calendario. Questa è una pista che però piace, comunque sia, devo dire, a diversi piloti piace. È una pista che comunque mette a dura prova i piloti perché e c'è la grossa probabilità di prendere taglio curva, perché qui cerchi di andare al Eh sì. massimo, al limite, e non ti rendi conto che magari prendere taglio curva è una cosa veramente facile. Parliamo No, anche, Giacomo intanto Giacomo Pipita a Pipita si è muro. ritirato A muro a muro, sì, ha all'inizio. rotto. Ma non Perfetto, è iniziato alla grande e so peccato come, però. perché. Strano, primo Ma rettilineo. poi mi sembra anche nel rettilineo principale, forse ha Eh toccato il sì, cordolo forse quello sulla destra. avrà perso la macchina col DRS, boh. Forse è stato troppo forte. Comunque Un po' vediamo, allora strano. intanto io Nicola, se mi permetti, volevo parlare delle gomme Vai, portate vai. dalla Pirelli, che sono le Ultra Soft, queste viola che vedete montate nelle auto della maggior parte dei piloti, poi le Super Soft e le Soft che molto probabilmente non saranno utilizzate. Poi Nicola, Difficilmente. direi, intanto abbiamo il primo tempo, Intanto vediamo i primi giri. 1:38:687 di Matt 06 con la Force Sono India. Sì, ancora alti. che sono tempi, ricordiamo, per l'Academy comunque, secondo te un buon tempo di riferimento? Potrebbe Un essere un 35 e 35 mezzo. e un 35, diciamo, come tempo medio. Dovrebbe andare bene. Con le ultra soft, ovviamente. Diciamo che la soft sarà la gomma probabilmente esclusa, a meno che magari non entri in una safety car nei primissimi giri. E quindi uno non faccia l'azzardo di metterla, che ne so, al quarto giro e finire fino al 27esimo, che potrebbe essere una strategia Sì, anche è assolutamente buona. possibile. E questa è una E poi pista in cui lo anche, giuro non esiste. sì, esatto, e poi c'è anche da dire che un fattore chiave di questa pista potrebbe essere il meteo. Vediamo intanto delle nuvole e non penso in questa sessione avranno pericolo di pioggia, però magari in gara, io non ho visto le previsioni in gara. 36 In questa e pista. Eh 614 intanto di Samuele, sì, attenzione. 36. Supera di pochissimo Nick Rano 88, No, ma che poi guarda, nulla. c'è 614 Samuele, 676 Nick Rann e Matt 687. Incredibile. Mamma mia. Promet ha fatto 38, quindi è un Ah, po' ecco. distante. Ti ha ingannato. Ti hanno ingannato i Sì. decimi. Tanto vediamo, forse vedo un po', no. Per un attimo ho visto la gara e la Auda, però. TST Lauda intendo, però adesso lo vedo normale. Almeno io lo vedo Aspetta, normale, te Lore? vado a vedere.
A me sembra No, lo vedo confuso, sta normale. Magari ha rientrando. avuto. Sì, magari ha avuto qualche piccolo problema di lag, ma mi sembra tutto nella norma, ecco. Sì, mi sembra ok. Intanto forse si è lanciato. No. Ho visto una Toro Rosso che sembrava nel giro veloce. È sempre No. Samuele che aveva. No, però è in magra, poi Ah, aveva no. benzina per più di un giro. Ah, Quindi non ok. credo che. Si dovrebbe lanciare l'As, forse no, neanche perché è un giro e 4 che non gli basta. Vediamo Vediamo. intanto. Matt, che praticamente sta andando a piedi perché è senza benzina. Poi c'è Che siamo Saviolo che nella si sta per classica. lanciare. Siamo nella classica Scusami. fase della qualifica in cui la gente cambia le gomme magari anche o si sta per lanciare. Sì, perché ricordiamo anche che, o almeno a me è capitato così, che in questa pista qui e nel primo tentativo non riesco a fare il giro che invece poi è il mio reale potenziale. Il primo giro è sempre un po' difficile mettere un giro perfetto, perché comunque più girano i piloti, più si gomma la pista e più è facile avere una prestazione eccellente, insomma. Eh sì, Vediamo esatto, intanto il giro di Saviom, se volete, si sta con la lanciando. sua Renault. Sì, poi c'è da seguire S4P Furious, che ancora, vabbè, deve E lanciarsi. che deve ancora lanciarsi, però si lancerà a breve, C'è però anche intanto TST seguiamo Senna, che Savio. però lagga e penso che abbia preso taglio curva perché sta andando pianissimo. Eh sì. Quindi Vediamo seguiamolo Savio, mio dopo. primo settore, come Vai! ci arriva. Vediamo, ho perso un po' il punto di corda. Vediamo, rispetto a Samuele. È lì, 34,8 come Samuele. Quindi l'hanno fatto quasi in fotocopia. Tra Io ho i l'altro ha brividi, caricato il te lo minimo di dico. carburante. Eh sì, per i tagli curva. I tagli curva sì, perché poi cioè, possono definire una vittoria, comunque sia, quindi. Forse qui. Però non ne sono sicuro. Visto che No, è penso di no infatti tanto perché sul sta giro annullato. ancora. Ah, ecco, perfetto. Quindi rientrerà perché Assurdo. non ha benzina. Non ha carburante. Rientra e non so se avrà il tempo di fare il giro. Anche perché non ha montato carburante. 2 minuti e 40, Entri al difficile, limite. Poi si va lentissimi in pit lane. Si va a 60 all'ora. sì, esatto. Samuele intanto è Intanto. uscito con 3,58, che non è proprio. Dovrebbe essere 2 giri più o meno. Però sta Buono. facendo il giro. Una curiosità, sta facendo il giro e di uscita in standard. Cioè non lo sta facendo con il minimo di Strano. potenza di motore. Strano. Io lo O farei in forse l'ha gas se montata fossi in lui apposta. perché manca poco, cioè. Potrà E fare un vediamo, giro. attenzione. Direi di seguire Furious comunque, Attenzione. perché sta facendo un buon giro. Attenzione a Lauda, però, perché colpo di scena ha fatto 43 con le ultrasoft, però ha montato super soft. Quindi Ocho perché Vorrà poi ha cambiare carburante per strategia. 5 giri. Sì, probabile. Poi ha carburante È per 5 tanti giri, 5 quindi giri ha due qua. possibilità. Però ha due Ma manca possibilità, poco. due giri. Volo Ma intanto. guarda, prende. Oh, 35,8. Buono, 35,8. Dato 6 de. No, 8 8 decimi. decimi. Sì, mi sono sbagliato con i conti, scusa. Tanto Ma si è figurati, lanciato 8 decimi. Lauda, eh. Comunque vedi, Sì, ci 8 decimi. abbiamo più o meno azzeccato. Si Oh, è lanciato Lauda, Lauda, è Lauda, andato Lauda. lungo. Si è girato. Gomme fredde? Gomme Ha danneggiato fredde, anche sì. Lauda. Con le super soft è più difficile. E Senna anche nel giro, mi pare. C'è anche Nick Run, Anche che Nick Run. mi sa che si lancia ora, Si sta poi lanciando, sì. ingrassa. Sì. Senna Se mette la invece max sta forse va più concludendo, veloce. eh. Buono, Aspetta, seguiamolo. pole. Pole. Grande! 35.777. 35,7. E c'è Neanche più un Furious però che decimo sta stacca migliorando, eh. Furious. Allora, Furious sta seguiamolo. migliorando di 175 millesimi al primo settore. Vediamo il Che qualifica, che secondo. qualifica. 2 decimi e passa. Senna si ritira dopo aver concluso il giro. La qualifica è finita. Vediamo Furious alle ultime curve. Queste sono difficilissime perché basta un minimo errore e perdi un sacco di tempo.
Sembrava Non è le abbia fatte semplice, bene. andare al limite in questa pista. No, no, sta pista è veramente complicata andare al limite. Vediamo, bello. 35 35-3. tra, eh. Che colpo di Remy, grande Purios. Gran colpo. Anche Samuele che sta vincendo il giro. Samuele, attenzione perché è nelle 34,8, ultime buono il primo curve, settore. Ha fatto un buon vediamo primo come lo conclude. settore. Sperando che non prenda taglio, proprio all'ultimo, Samuele. vediamo. Ultima curva. 36, 30. No, si è preso taglio. No, non ha preso taglio. No, 36 e no. 0. Buono, 36 e buono. 0. Dai, a 7 decimi dalla Bravo pole, Samuele. comunque terzo. Tanta roba, bravo, bene. Eh sì. Chi è che ci Mi sta pare che ci sono lanciando? altri nel Basta. giro. Matt No. no, mi pare. Sì, sta facendo il giro, ma è un po' alto, è in magra pure. Poi sono in magra, no, ma anche Nika i Franca è rientrata box. adesso. Quindi le qualifiche sono terminate. Facciamo un riepilogo veloce. Eh sì, vai. Terzo, SP4 Furious, i 35.363, ha fatto la pole position. Davanti a TST Senna di 4 decimi, 35.777. Terzo l'incredibile Samuele con un 36.0. Quarto Nikran 88 in 36.6. Quinto in Matt in 38.687. Sesto Lauda in 40.3, un tempo alto. Giacomo Pipita, non sì, credo un che abbia po'. fatto un giro perché ha rotto. Saviom ha preso taglio curva e poi errore strategico, è rimasto senza benzina e non ha potuto fare un giro. Però per questi ci sarà la Peccato, sì. Sì, possibilità. Peccato ovviamente, però ci sarà, dai, comportiamoli dicendo che avranno la possibilità di partire con gomma nuova e magari magari ci sarà anche l'occasione, super esatto, soft. di vedere la soft o la super soft, nella super soft sicuramente. Però secondo me Più qualcuno probabile la azzarda la super, soft, sai. secondo me. Io l'ho Non lo provata so. nei giorni scorsi. È una gomma costantissima, però è veramente dura come il marmo, cioè troppo dura. Ci Io ti dico, l'ho puoi provata. fare una marea, ma troppo. No, io l'ho provata, ti Vai, vai. dico, allora, i primi 2-3 giri sono lenti perché devi mandarla in temperatura, quindi devi cercare di tirarla un po' con la massima potenza del motore. È già lì allora. Però comunque sia, cioè, ti farebbe tutti e 27 i giri previsti in questo 50%, Vabbè, quello sì. sicuramente. Quello sì. Però insomma, vediamo, perché comunque qui secondo me la vittoria se la giocano con le penalità, eh. Secondo me, poi Sì, non lo so, eh. questa pista per le penalità è maestra, eh. Io ieri Mamma ho mia. preso in prova quanti? 25 secondi di penalità, quasi tutti alla stessa Perfetto. curva, tra l'altro. Quindi è veramente assassina questa pista. Perfetto. Io invece ho preso un avviso alla prima curva, al primo giro, sì che ho detto vai, se si parte così. Poi invece ho finito i 27 giri con 6 secondi di penalità. Che onestamente non Bella, dai sono buoni considerando la neanche. pista. Sì, considerando l'anno scorso soprattutto. Mamma mamma. Tanto la qualifica è ufficialmente finita. Ecco qua la classifica. Tutti con Si ultra fa lo soft, tranne screen? ovviamente gli ultimi due. Sì, già Faccio lo fatto. screen. Ah, Tutti con ok. ultra, eh. Sì. Gli unici due che avranno la possibilità di montare una gomma diversa saranno Giacomo 11 Pipita e Saviom. Eh sì, Force India e Renault. secondo me E onestamente, penalità è l'ultimo pensiero. intanto Lore, ti segnalo che dal direttore di gara mi dà che Giacomo Pipita ha scelto le super e Savion le ultra, eh. Da quel che mi Allora, dice il aspetta direttore di perché. gara. Ed Perché io adesso vedremo, beh, sono. perché Dove sono sono sulla io? Ah, eccomi griglia. qui. Vediamo. Fanno il giro di Sì, warm up. eccolo lì. Sì, solo Giacomo con Giacomo super. con le super. Tutti gli altri Farà ultra soft. ultimi. Farà la seconda parte da qualifica. Sono nel warm up. Vedo una Toro Rosso laggare un po' davanti. Sì, la Toro Rosso, la Allora, vediamo. Sauber. C'hanno colori simili. La Sauber di Alla Senna ha laggato solo Sauber una di volta, Senna. però. Ha laggato solo una Sì, ma volta, l'ho però vista adesso sembra anch'io. stabile. L'ho visto anch'io in qualifica laggare un pochino. Te, Nicola, intanto, Vediamo. visto che siamo nel Andiamolo warm-up, che ti aspetti dalla gara di domani della simulation silver?
Non riesce un gold. No, comunque Gold. non mi Ah! aspetto niente. Sinceramente, per quanto mi riguarda, non mi aspetto niente di spettacolare. Questa pista non mi è mai piaciuta un granché, non mi ci trovo bene come interpretazione, non sono molto competitivo. Cercherò di limitare i danni, diciamo, sperando che vada meglio in Spagna. Diciamo che se mi succedeva in sta pista quello che mi è successo in Bahrain, ero contento. Quasi. Oh, vedo una. Non so se hai visto dietro. C'è stata una Sì, Mercedes di sto Nigra guardando. 88 che è andata a muro. Però non l'ha Cioè, non sono neanche in riposizionata. gara, eh. Non sono neanche È in gara, stato quindi bellissimo, però. vi invitiamo caldamente a seguire questa gara perché solo dalla warm-up qua escono le fiamme. Mi raccomando, collegati con noi. I piloti sono caldissimi. Ostia, voglio vedere la Sono prima anche l'ultima. curva, ora. Mamma mia, la prima curva. Mamma mia. C'è veramente rischioso. Mamma mia, mamma mia. Per Eccoli che si vanno a questo non. riposizionare. Per questo non amo molto questa pista. E La prima anche per la curva è un prima curva. Cioè, po' un la prima casino. curva non ha senso, secondo me. Cioè, è messa lì, non si sa per quale motivo. Potevano fare diversamente. Piloti che si sono posizionati. Attenzione. Attenzione, i semafori si spengono. Via, Gran Forse. Premio della E Russia. parte Drive through per drive-thru per TST Lauda, Lauda, incredibile. perfetto. Intanto gli No, altri non ci voglio partono. credere. Parte molto bene Avrà fatto SP4 forse una Furious. pizza. Occhio alla No, lui no. Mercedes di Nikran, bravissimo. Che passa due Bravo, piloti da bravo. secondo. Ora è il momento della verità. Attenzione, Oh, una Toro Rosso, attenzione. sì, una Contatto con la Sauber Sauber e con la la Force Force. India. Senna, no, chi è? Sì, Sì, Senna e Senna. Matt. Commette, Si sono sì. presi alla prima curva. Forse più incidente di gara, forse. Giacomo Pipita 5 5 secondi di secondi. stop and go. Come mai? Come? Guadagna una posizione, taglio Eh curva. no, Ok. ero su quelli Ha davanti. Ah, guadagnato una posizione. C'è un ok. pilota in Le pausa penalità qua. che è Forse di Lauda. È Lauda. in pausa. Sì, è in pausa, Qua lo problemi o vedo in boh. pausa. Qua Allora, problemi o è vedo crashato? comunque. Io lo provo a invitare per sicurezza. Vai, vai, Lor. Sì, allora io vedo. Vedo SP4 Furious in prima posizione che sta già scappando via da Nikran. Però ti volevo dire che ho visto. Chi è? Ah no, In ma è in doppio Matte Lauda. Ok. che ha praticamente più 6 giri di carburante. Cioè, tantissimo, pazzesco. Ed è in grassa, ha appena toccato il muro. Non so se ha rotto Forse qualcosa, fammi vedere. Di. di Matt? Mette, hai visto quanta Prima benzina ha girandosi messo in con. più? Sì, 6 giri quasi adesso ha. Sì. Tanto Furious taglia il traguardo. No, è che quando si è toccato con Lauda. Intanto altra penalità per Lauda, Lauda. un'altra Accelerazione nei penalità. Attenzione, attenzione a Samuele Annikran, scusami Nico. Attenzione a Samuele Annikran che Vai, vai, vai. sono molto vicini e si giocano la seconda e terza posizione. Un Aggressivo. po' lunghi entrambi, poi Qua fammi sicuramente taglio. vedere. Sì, ora poi si farà un resoconto, bisognerebbe farlo ogni 2-3 giri perché qui ovviamente non si sa mai. Dicevi, scusami? No, 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 stavo. Vedevo. Giacomo Pipita, che rischio lungo. Stavo appunto su Giacomo Pipita che stavo per dire che si stava riavvicinando a Lauda davanti. Però ha rischiato veramente tantissimo in curva 3-4. E io invece guarda, È arrivato c'è. lungo. Ci deve essere. Ci sarà un bel duello tra poco tra Nikran e Samuele. Perché qua veramente sono molto vicini. Ora qua c'è il rettilineo. Forse dal prossimo giro che ci sarà il DRS sarà un po' più facilitato a cercare il sorpasso. Rivediamo. Davanti sono tutti lì. Perché comunque Furious non sta scappando. E quegli altri due No, sono lì. no, no. Intanto provo a invitare Lauda perché lo vedo ancora tra. Samuele, Madonna. Mamma mia. Samuele sembra andare bene, È lì. eh? In questa pista. È Ne lì ha che si di più gioca la seconda secondo me di Nick posizione. per adesso.
E Vediamo dietro poi gli c'è anche altri. Savium che sta arrivando. Urius intanto 41. Per adesso è il giro veloce. Attenzione perché Sabiom è 42, sicché partito ultimo, tanta roba, eh. Eh sì, Grandissimo passo eh per ora. sì. Tanta roba. È lì con i primi per giocarsi la vittoria. Poi Sì, fai conto, il più i lento è distacchi sono ancora stato. piccoli. Il più lento è stato Samuele, che non capisco come abbia fatto a fare. Forse andando lungo alla prima curva nel giro precedente, 42-0. Poi Nick Run 47, Savion come detto 42, 42 anche Senna, però sicché è un po' più distaccato, però insomma. Giacomo Senna ha fatto un buon 49-0. giro. Esatto, Giacomo che ha super soft 49-0, ma con qualche errore C'è stato ovviamente. l'errore. In Matt 42 e 0 e Lauda che lo vedo ancora in fantasma, in 2 E io minuti l'ho invitato 0-3 due in volte per 297. sicurezza. Non si capisce se è Boh. in gara o Attenzione, no. Però attenzione per la seconda comunque. posizione, Samuele, DRS attivato, Lì. 300 all'ora, vediamo se ci Questa è una prova, curva. sulla destra, vediamo se prende DRS in l'interno, frenata. Nick Ram va un po' lungo, ci riproverà nel Ma le rettilineo prova a dopo, attenzione, incrociare? aspetta, aspetta, Mamma che vicino. No, Samuele vai, resta vai, dietro. Oh, lungo lunghi, Nick lunghi. Ram, lunghissimo, Tutti e e Samuele di due. trazione può approfittarne, ruota a ruota, no, che sto dicendo? Boh, li vedo ruota a ruota. Quasi ruota a ruota però. Quasi. E sta arrivando Savium. Furus Intanto Furious davanti ne 39,8. approfitta. Attenzione a Sabiom perché ne potrebbe approfittare. DRS non ce l'ha. Non ce l'ha nessuno. No, no, ce l'hanno tutti Adesso sì, invece. A ce l'hanno. Sì, sì, parte. sì. Sì, a parte Nick Run. Però Samuele che fa sono un fatica a avvicinarsi pochino. in rettilineo. Chi? Samuele? No, vedevo che col DRS guadagnava poco. Sì, col DRS Forse è quest'anno si leggermente più guadagna carico poco, dell'altro. O è più carico anche di ali, sì, esatto. Sì, ma secondo me è un più carico perché comunque in curva come adesso l'ha ripreso totalmente. Poi il rettilineo è lungo, comunque il DRS dovrebbe avvicinarsi. Nico, io ti volevo comunicare anche, oltre al buonissimo giro di Furious, anche Senna ha fatto un buonissimo giro in 39,9, quindi un decimo soltanto, ma neanche, mezzo decimo praticamente di differenza da Furious, quindi occhio perché poi c'è questi tre che stanno trillando, anzi, che se dovesse succedere qualcosa, tutto di vantaggio per Senna, eh. Eh sì, Ora Senna sta vediamo. girando, per adesso gira bene, Girando si è un bene. po' incartato alla partenza con Matt, più che altro, se lo sono Attenzione! toccato. Lunghissimo Samuele! Samuele, che Lunghissimo! rischio! Lunghissimo Samuele, a stare in scia Mamma. probabilmente ha calibrato male il freno. Attenzione qui, Mamma Samuele di mia. nuovo un po' largo. Savion è lì, a tiro. Mentre ormai Furious è scappato via. Ha Senna un intanto bel po' si di sta vantaggio. avvicinando. Ho guadagnato 6 decimi da inizio giro sul gruppo davanti. Attenzione, attenzione, Savion che ha girato in Passano su, tra l'altro 46. 46 Samuele. Anche Samuele. Hanno, sì, sono appiccicati, stanno facendo tutti gli stessi giri uguali. Hanno lo stesso 46 ritmo anche per per adesso. Giacomo, però, con una gomma di svantaggio. Sono tutti lì. Giacomo con quella gomma è ottimo. Sì. Dopo avrai il vantaggio della super con molta più aderenza. Un po' largo Samuele. Vedo un po' di lunghi spesso. Contatto tra la Renault. Samuele. Mamma mia, che rischio. Mamma mia, ho visto un flap volare. Samuele ha un flap rotto. Samuele ha il flap sinistro rotto. C'è stato un mini contatto con Savium che ha avuto la meglio su Samuele e Senna si è riavvicinato a loro due. Tutto Senna si è questo a vantaggio riavvicinato di Nikran parecchio. 88. Sì, Senna si è riavvicinato e poi Senna Samuele l'ho ora visto col problema laggare. dell'ala, col problema dell'ala probabilmente Ah perderà no, non era un'ala, scusa. qualcosina nel settore più guidato, ovvero questo qui, il secondo. Attenzione perché è arrivato dal monitor una penalità per Giacomo Pipita, tagli curva. Quindi 3 Forse secondi con sul la foga di groppone. recuperare.
Eh sì, dov'è? Vediamo. Non è lontano, anche lui da Senna. Lì, Con una sta goma di spingendo per svantaggio, riavvicinarsi. Sì. eh. Sì. Poi se questi ci danno fastidio come stanno facendo finora, ne avrò da guadagnare. Ho notato che 42 hanno girato in sto giro. Samuele è hanno tutti crashato. pochissima benzina, ecco. No, no, c'è. Ma che caspita. Samuele mi sa che ha avuto un bug, un blocco dello schermo. Ah no, è crashato È Samuele. crashato Samuele. Quindi devo Ah, provvedere a mannaggia. invitarlo. Peccato, era in piena lotta. E qui perdrà molto, Dai, rientrare, rientrare tutto. io intanto ho notato che comunque almeno i primi 3, 4, 5, ma anche Giacomo, hanno tutti pochissima benzina, Ed è una cosa strana Sì, è perché cresciuto. in questa pista qui onestamente mi aspettavo qualcuno che usasse di più anche con la benzina. Magari il consumo carburante non è eccessivo come sembra e quindi hanno deciso di andare più scarichi. Comunque, meglio così perché avere la macchina troppo carica poi comporta anche una perdita di performance in curva e questo poi giova a quelli dietro, naturalmente. Il rettilineo puoi recuperare, ma meglio Ma gestire le posizioni così. il consumo non è neanche, cioè di carburante è normale, diciamo. Ci sono piste in cui si consuma meno, però anche Non piste è in cui si consuma eccessivo. di più, diciamo che nella media. Forse hanno valutato questi piloti non montare troppo carburante per non appesantire troppo la macchina. Tanto Sì, molto probabilmente è vedo Savion questo. che è proprio. Ma Senna ha passato Savium? Perché. La Senna era già davanti a Sabio, ma mi sa. Ah, ok. E per invitare Samuele mi sono un po' confuso un attimo. Attento, Occhio Savium col attento. DRS. Savium, Savium, tutto di È potenza, motore interno. Renault. Gli stira la Interno, staccata vediamo un Senna. po'. Ah, e Senna poi si Corretti, si sono lasciati lo difende. spazio. Sì. Bene, bene. Però così perdono Oh, tempo. Savium. Passa, mamma mia, che. Vicinissimi. Mamma mia, che rischio incredibile. Grande Savium con la Renault. Terza posizione, Grande partiva lotta. ultimo. Peccato però questo duello, Maremma cane, perché Furious è Samuele lontano. intanto è Nicran, rientrato. insomma, dai, è ancora abbordabile. Tanto un po' largo Nikran Senna. sta girando bene. Giacomo è lì, Giacomo è lì vicino Senna. Samuele è rientrato, purtroppo questo crash. Cosa che è successa anche a me nella gara precedente. Ed ero Qui primo crash oltretutto, molto quindi. penalizzante. Mamma mia. Dai, Senna comunque è ancora attaccata a Savion, Se riesce a stare in zona di RS, comunque può mettere un po' di pressione e indurlo nell'errore. Lo vedo laggare però, Lo vedo andare avanti e indietro. Ma Questo chi? potrebbe Senna? causare O qualche problema. Savium? Io Sì. Senna, Senna. No, invece lo vedo normale per adesso. ma da dei colpi di lag che non, cioè, non sono fissi, Ah, sono ecco, così adesso questa era una frequenti. lag, forse, o si è girato? Capito? Ma no, questa è una lag Attenzione perché mostruosa. sono lì. E se continua anche in sto giro, bisognerà avvertirlo. O di far Sì, strada perché agli potrebbe altri all'uscita danneggiare la della gara. lobby. Vediamo come va in sto Dai, giro. Sperando che non succeda seguiamolo. come è successo in simulation l'altra volta. Che è successo? Perché c'era Pietro Matto che stava laggando. Io mi sono ritirato. No, dico solo, speriamo che non succeda di nuovo. Vabbè, Stasera, intendo. noi ridiamo e scherziamo, ma è bruttissimo vedere uno che lag e rovina e poi purtroppo rovina la gara magari a uno davanti o a uno dietro per un colpo di lag. Purtroppo Lì dipende anche un po' dal non si può caso. fare. Sì, poi purtroppo non è che si possa fare grandi cose contro i lag, purtroppo abbiamo queste connessioni qui che sono così, quindi è una croce al Ma io collo questa, insomma. Senna nel resto del giro l'ho visto normale per adesso. Sì, non c'è stato nessun lag. Sì. Speriamo sia stato solo un colpo temporaneo. Mi sembra che stiano
Stavo riflettendo, mi sembra che stiano guadagnando su Nikran pure. Poi vedo il vantaggio, cioè la distanza tra Savio e Menik sta diminuendo. Ho guadagnato 3-4 Ora decimi. te lo dico in questo giro. Allora, Nick ha girato in 41,1, 41. mentre Savium Eh sì. 44. 7 44, 7 decimi. decimi. E anche Sid. E Samuele ha girato in 49, anche anche Samuele guadagna. Samuele. Un È po' un meno, peccato però appunto. guadagna. Peccato. Però E anche dai, Samuele poteva potrebbe essere lì. uscire la safety car. Può Eh sì, uscire la safety esatto. car. La strategia qui non è che faccia miracoli perché purtroppo consumo non ce n'è, quindi non puoi neanche azzardare. Però mai dire mai, dai. Allora, Giacomo, sono curioso di vedere un attimo il tempo che ha fatto Giacomo con le super. Ha fatto 41,0. 41,0. Però ha già una penalità. Lo stop and go che penso abbia già scontato. Però ha fatto un parziale ora. Un 36,2 nel primo settore adesso. Quindi forse sta spingendo. Senna comunque lo vede. E Savion e Senna sono di nuovo in duello. Quindi occhi Eh sì. puntati su di loro perché DRS Savio non per va in Senna. rettilineo però. Savion forse è scarico di Buono, assetto, buono. sai? Perché Senna Va, gli va. recupera tutto in curva, infatti. Hanno ripreso ancora Aniche. Un secondo e due? Cioè un secondo anzi Mamma rispetto al mia. giro Mi scorso. sa che stanno guadagnando anche Forse su un po'. Furious, eh? Mi sa di sì. No, Lauda. Lauda ritirato. Lauda ritirato. Ma è ai box, che è Dov'è? successo? Forse un ritiro volontario? Perché O è ai è box? crashato? No, Oh, no, 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 crashato no non perché è c'è neanche più la ritirato macchina. proprio. Boh, non lo so allora. Forse un ritiro volontario, sì. Vedremo se uscirà la safety, ma non credo perché Salviamo era ai intanto ha preso un box. bel vantaggio. Qui sì, e si Sì, sta non avvicinando credo. a Nick. Samuele ancora Manu in mezzo il 42 da persa strada dall'area. Vogliamo fare penalità eventuali. Sì, Detto, allora. l'ho detto. Nick ha preso penalità adesso. Che gufaccio, oddio. Allora, vediamo. Al primo posto, Sub Furious ha un avviso solo, molto pulita la sua gara. Poi abbiamo Nikran al secondo posto che ha preso la prima penalità adesso. Savium che è pulito, neanche un avviso, incredibile. Senna che ha due, no, un avviso. Giacomo Pipita con una penalità di 3 secondi più lo stop and go che non sappiamo se l'abbia scontato ma vedendo i giri dopo no. Samuele al sesto posto ha due avvisi e poi abbiamo Matt che ha un Attenzione! avviso solo. Allora, vediamo, Ok, box, vedo scusi una se ti macchina. interrompo. Nikran che per la sua, probabilmente si Esatto. protegge per un eventuale undercut da Savion. Girano in 48, Senna, Savion anche, fammi I vedere, tempi sono sono ancora abbastanza buoni. Super Savion 41,0, soft. però comunque sia, va bene. Furious 41,6, attenzione perché stanno recuperando diverso tempo a Furious anche, eh. 41,6 l'ultimo giro, attenzione perché questa fase diventa importante per il corso della gara. Ma Savio, ma anche Senna ne hanno comunque. Ma stanno girando. Pensare che non si sono neanche allenati, ma vai a di se saranno. Sento laggare, Lore. Prova a staccare e riattaccare le cuffie. Intanto leggermente largo Savium. Sta cercando di avvicinarsi a Furious che però in questo giro sembra cercare di rispondere agli ultimi giri di Savium perché riesce a mantenere il distacco sui 5 secondi. Quindi No, dicevo, stanno girando praticamente uguali. c'è. Vai, vai. Ma c'è. Furious ha fatto un giro in 41,6, un tempo di molto alto. Mentre Senna ha girato 8 decimi più veloce. Sicché questa fase
molto importante per il continuo della gara. Staremo a vedere. Attenzione, che largone! Che ha È preso partito Furus! il posteriore Oh! a Furus, Si gira! Testa coda si gira la incredibile! Mercedes, Testa coda gira la incredibile! Mercedes, perderà un sacco di tempo. Mamma Passa anche mia, Giacomo. mamma mia. Ai Savio e box i Senna primi ne due. approfittano e rientrano. No, che Savio e ah, Senna ne ok. approfittano. Non ci voglio credere. Ho visto, no? Giacomo in prima posizione per ora, 47 il suo giro. 47, buono. Incredibile. 47 con Super Soft, lo ricordiamo. I box anche Incredibile Furious. Furious. Attenzione Che perché errore, cavolo. Nicrane è andato lungo nella stessa curva dove è andato Furious, però ha gomma nuova, quindi dovrebbe passare anche Furious. Super Soft, E Nick che ovviamente. c'ha Matt dietro con le super, sì, con le super, vabbè, con le ultra. Primi Attenzione perché montano le Nick lo può super. passare. Nick può passare E Furious. vediamo Nick. Furious non ha tolto il limitatore e lo passa. Eh sì. E lo passano, ma anche Matt peccato lo per passa. Furious. L'unico è Samuele che Furious però ha rientra fatto con la Senna. sosta. Furious con Senna. Seguiamoli, vediamo. E gli tira la staccata, lunghi, lunghi. Eh sì. Qua no, Nick è rientrato lunghi. con Senna. Nick è rientrato con Senna, non sì, Furious. Nick. Allora, mi sono capivo Furious. sbagliato. Ah, ecco. Credevo di aver detto Nick, scusa. Allora, attenti perché c'è Nick, Matt e poco più avanti Senna, che lottano per... E quinto, quarto e terzo, Matt poi ecco, lungo. Larghissimo Matt, Passa larghissimo Nick. veramente in una maniera pazzesca, e Nick passa, perfetto. Ma Samuele ha fatto già la sosta, è ultimo, sì. però non ha tanta strada da recuperare su Furious che era in prima posizione. Mamma mia, Furious, che erroraccio. È un grave errore. Porca miseria. Era primo, tranquillo, anche 5 secondi di vantaggio, comunque sono tanti. Senza sì. avere penalità pure, perché era pulito. Però guarda, volevo dirti anche che Savio ha guadagnato. Pipita. Savio ha guadagnato nel 48, pit stop, costantissimo. 48 per sì. Giacomo intanto, sì, bravo. Vediamo ora i giri quelli con le Super Soft nuove intanto, vediamo se dovrebbero girare non sta almeno guadagnando, qualche decimo nell'outlap. A parte ora non si vede, ok, bene. Intanto rientra Matt con Ultra Soft, monterà ovviamente e Giacomo le super. Dovrebbe provare ad arrivare magari al 15° giro. Tanto Samuele sta guadagnando, Ultra eh? Soft al massimo. Ha fatto è un Samuele giro veloce. Che passa Matt, sì, perché giro veloce di Samuele, grande. 38 e che passa 6, Matt bravo. Perché Matt va ai box e monta le Super Soft, quindi i box, sì, i box. I pit sono conclusi, penso. Sì, beh, tutti hanno che non ci cambiato saranno gomme, altri errori. Tranne Giacomo. Che però Samuele ha guadagnato su Furious in questo giro, eh non sì. poco, devo dire. 4 decimi più o meno. Però no, oddio. A parte no, questo è Matt. Matt sta facendo tutta la gara in grassa. Matt sta facendo tutta la gara in grassa, sì. Era partito con più 6 giri e ha 2,60 adesso, quindi ha caricato tanto carburante. Furious penalità. Penalità Furious per penalità. Furious. È la prima della la gara. Prima. Esatto. Quindi forse dal nervosismo forse sta cercando un po' di di... lucidità. Sì. Un po' di nervosismo ci può stare dopo un errore. Giacomo 48 di nuovo. Mamma mia, che costanza. Giacomo è un martello. Dietro stanno guadagnando, però vediamo Saviom e Senna super usate. Adesso. Sì, però guarda, le Super Soft nonostante 39 i tanti giri e 3. 39 e 3. Un sì, ha secondo e guadagnato mezzo. Un secondo e mezzo. Non ho visto Senna, perfetto. E deve resistere ancora un pochino Giacomo. 38 e 5 Saviom e buona. Furious, Furious grande. 38 e 4 Samuele, giro record di nuovo. Samuele scatenato. E stanno guadagnando su Nick. Nicran è ritirato. No, no. Ma come fa a rompere lì? Ma come ha fatto? Ma non no. ci voglio credere. L'ho beccato alla Dai. Fine. Dai. Attenzione perché potrebbe Mercedes. Beccare la safety car adesso. Attenzione questa perché, sì, perché c'è la macchina rettilineo. Che è in rettilineo. Cioè, se non entra così. Vediamo se esce. Peccato per la Mercedes. Stava facendo una Dai. Buona gara. Quindi secondo ritiro della gara.
È un peccato, è un peccato. Tanto Io vediamo se Giacomo si ferma. ti consiglio di guardare Dimmi, dimmi. Giacomo perché ha fatto un secondo settore molto interessante, guadagnando L'ha fatto sui buono. suoi giri. Vediamo se va avanti. Io andrei avanti ancora un pochino. Sì, a 14° giro, secondo me al 16° dovrebbe rientrare. 11 giri tirati di E ultra magari a soft, fine poi. 16esimo, sì. Sì, poi 40 e tira. Si è 5. tenuto anche un po' di carburante. 45, sì, si è migliorato. Mamma mia. Dietro guadagnano, Bravissimo. però poi con le ultra soft nuove potrà puntare al podio, sicuramente. Forse anche a Sì, qualcosa di penso più, proprio di sì. però 39 vediamo. Forse India che. 1 Savion, 38 e 8 Senna grande. Scusami Nico. Guardo su Furious un attimo. 38 e 38 e 6 e 6. Samuele che sta Vediamo Samuele. guadagnando. 38 e 7. 38 e Girano 7. più o meno uguali, E stanno Sì. girando uguali. Attenzione anche Matt che ha fatto un secondo settore Però. guadagnando un secondo e 4 sui suoi tempi. Vediamo che giro fa. Sì, Meta avrebbe bisogno di una safety. Questo è un perché è buon molto giro. lontano. 38 e 9? Ah, è un 39 e 39,3. 39,3, dai. Io Buono comunque, dai. Poi comunque contando per che ora lui le è più carico vedo. di carburante. Esatto, poi contando anche di quello che è successo a inizio corsa. Va bene, dai. Comunque li vedo abbastanza distaccati, eh. Tutti fra di loro. Sì, per adesso sì. Sì, Cioè, gli unici vicini ci sono sono dei distacchi Savion abbastanza e normali. Senna che ha preso una penalità adesso, quindi attento perché in 12 giri puoi giocarti il podio. Perché poi Giacomo, a parte che ha. Non rientra, però a parte che ha lo stop and go che non No, capisco se rientra, cioè ha. va avanti. Non capisco se ha scontato perché di solito lo sconti quando In sei ai teoria box. no. Ha girato in 43, in 43 intanto, eh. 43. Tanta roba. Buono. E però Giacomo quando monterà le Ultra Soft potrà tener conto anche delle penalità che hanno preso i suoi avversari. 39,6 E ha Savion. guadagnato poco. 39,3 Sei su decimi con gomme Senna. nuove. Purus 38,6. Giacomo può pensare di rientrare. Buon giro. 39,1 Samuele che perde qualcosa. Giacomo sì, ora può rientrare, secondo me. Oh, matta, che rischio. Mamma mia. Scusa, scusa. Ma vai, tranqui. C'è Matt Ma vai. che ha sfiorato il muro arrivando lungo. L'ho vista brutta pure io. Pensavo di essere in macchina con lui. Mamma mia, che rischio. E infatti è girato in 41-1. Ha rischiato Ah. tantissimo. Vediamo, vediamo, vediamo. Comunque devo dire, gara finora abbastanza pulita, per tutti. Sì, contando anche la Non ci sono. pista, cioè. Esatto, non ci sono state cose strane. Soprattutto alla partenza, io mi aspettavo un disastro, invece. No, Un invece altro sono super stati, a parte taglio per un Samuele. po' di contatti, ma poca roba. Continua Giacomo. Giacomo continua, vediamo in quanto gira. Secondo me è un giro alto questo. Sta girando veloce, per le No, gomme che ha 40 e 44. 4 è Già alto un cavolo. ipercostante. Ha guadagnato neanche tanto, Savio, in sto giro in teoria. Qualche decimo, 6 decimi, 5 decimi ci possono stare con gomme nuove. 37, 38. 39,5, 39,5. ha guadagnato 7 decimi. Ci possono anche stare. Sta girando Sta bene girando Furious, bene, Giacomo. 38,6. Buon giro. 39,3 Samuele che sta facendo praticamente dei tempi 7 decimi più alti rispetto a Furious che ormai non lo vede neanche più forse. E Furious si sta avvicinando al podio. Senna, sì, C'è anche un bravo, po' di bravo, carburante da bravo. parte. Però anche Senna ce A l'ha. proposito di carburante, c'è Savion che dovrà gestire il carburante perché comincia a È al averne pochino limite. pochino, eh. Tutti gli altri hanno più uno, sicché bene o male lo possono gestire con facilità, ma Eh sì. lui, ma anche, aspetta, c'è anche
Samuele, che oddio, insomma, ha fatto i primi giri tirando, ora sta Mamma, che gestendo rischio. un po'. Giacomo che ha perso. Stava perdendo la Sì, macchina l'ho in visto. frenata. Ha rischiato L'ho visto. tantissimo. L'ho visto solo Campanello per alla rientrare, fine. mi sa. Eh sì, guarda il Dai, manca posteriore. 10 Deve giri, manca, rientrare, dai. dai. Sì, rientra. Dai, rientra, sì, ha messo la freccia a destra. Tiene la destra. Perfetto. Seguiamolo. Attento alla Va anche al lungo, pit perfetto. limiter. Oh! No, no. È stato attento. Bravo. Meglio non rischiare. Ha perso un po' perché è andato pianissimo, però meglio così piuttosto che Sì, prendere infatti, una guarda. punita. Va, c'è Saviom che arriva ora Rientrerà un all'ultima curva. Dovrebbe Furious rientrare forse. vicino Furious, sì. E perde tempo al box Vediamo. la macchina. Ultra Allora forse lo stop and go soft. scontato. Mi sa di sì. E allora mi sa che ha scontato lo stop and go. Ma E Giacomo si rientrerà ritrova un dietro. Samuele, mi sa, eh. Eh sì. Samuele gli starà Un davanti. Samuele. Eh Eh sì. sì. Incredibile. Dovrà fare Sì, dei è super dietro. giri. È dietro. Ce la farà a recuperare fino alla prima posizione, secondo te? C'ha praticamente 17 secondi da recuperare, eh. In 9 giri. Mette penalità Secondo me può prendere intanto il di 3 podio. secondi. La vittoria secondo me no. Si è Forse Senna. Ma fermato. Savio, ma non credo. Savio non deve fare cappellate. E ha 18 E secondi deve e 1 stare Giacomo attento. adesso dalla testa della corsa. Quindi deve soprattutto poi deve sbarazzarsi alla svelta dei piloti che gli stanno davanti. Quindi deve sfruttare al Samuele ha già massimo preso un l'ultrasoft. secondo. Circa. Io Vediamo, dai, è un finale avvincente, dai. direi magari Non è di lontano da Samuele. Dimmi. guardo un attimo, ricapitoliamo le penalità che possono essere anche importanti Vai, vai. per Giacomo, per la classifica. Allora, Savium è ancora solo un avviso. Senna ne ha una di penalità di 3 secondi. Urius ha 3 secondi più un avviso. Samuele 0. Pulita per adesso e Giacomo ha 3 secondi. Poi c'è Matt che ha 3 secondi. Quindi comunque davanti i piloti sono stati anche abbastanza puliti. Pochi tagli. Allora, tornando un attimo alle posizioni, allora c'è uno che gira molto bene ed è proprio Furious. Che secondo me Senna lo riprende perché non sono molto lontani, eh. Saranno a 3 secondi, 2 e mezzo. Quanto sono? 2 2 e secondi. No, 3. Furious ha guadagnato. È un secondo ha guadagnato in sto sta giro. girando in 38 e mezzo, cioè sono giri molto buoni, rispetto a Senna. Eh sì, ed è Allora c'è innormale. Saviom, Tutti e due. esatto, bravo. C'è Saviom che ha 3 secondi, il suo vantaggio bala tra i 2,8 e i 3 secondi su Senna. Urus Forse è a sta gestendo. 4,8. O sta gestendo, esatto, bravo. Con 8 giri che mancano, però... quanto gira Saviom? Vediamo. Saviom gira in 39,1, ha fatto il suo best adesso. Ha Quindi perso anche lui probabilmente hai ragione tanto. te. Sì, però forse sta gestendo, Però come dici beh, io fossi te. al Non lo so. posto suo, adesso ho 3 secondi. Se sa di avere il ritmo per poterli gestire, spingere inutilmente non ha gran senso. Quindi potrebbe essere che li stia gestendo. Al massimo potrebbe provare a spingere se passa Furious, perché Furious mi sembra avere un bel po', sta facendo un 38 basso e mezzo. No, 38,8. Comunque un gran giro. 38 e 8. E Giacomo sta facendo un bel giro. intanto 37,7. Mamma mia. Quanto ha guadagnato Samuele? Penso 2 Vediamo. secondi più o meno. Un secondo e tre. E pensavo fosse una differenza maggiore Pensavo con queste qualcosa di più. gomme. Anch'io. E il podio diventa difficile se altri non perdono ritmo. Intanto Furious è quasi in zona di arresto. Direi di seguirlo lui e. Però ti devo Vai, vai. dire, Giacomo ha guadagnato 3 secondi in un giro. Era 18, anzi 4 secondi perché è 14, quindi cioè, a parte
A essere onesto, cioè Furious sta girando in 38 e 4, ha guadagnato solo 7 decimi, c'ha una gomma fresca e più Penalità per performante. Furious. Furious un'altra penalità, 6 secondi di penalità per 6 Furious, presi secondi. tutti insieme. Attenzione, perché Furious rischia anche il terzo posto, perché Samuele è lì, non è lontanissimo. Eh sì. Cioè Samuele, se riuscisse a recuperare un altro secondino, potrebbe portarsi a zona podio. Ora, Esatto. aspetta, perché ora c'è Senna e Furious in duello. Samuele ne potrebbe approfittare se trova il modo di levare qualche secondino Ci dà un di fastidio questi due svantaggio. davanti. Esatto. E ne può, ovviamente, ne approfitta Savion. Eh sì, Savion che ha girato in 39,6 e Stesso per tempo per adesso sta Senna e riuscendo a Furious 4 gestire. decimi più veloce. Esatto. 39,2 per Samuele che sta girando meglio. 37,7 che ha girato 11 millesimi più lento Giacomo Pipita. Quindi Costanza è il suo nuovo nome, o soprannome come volete. Ha guadagnato praticamente un secondo adesso. Sicché la vittoria io la escluderei perché mi sembra un po' riportata al podio. Il podio ci può Contando i 6 arrivare. secondi di Furious, ti ritroverebbe a 6 Lui. secondi. Sì, Furious ne ha 6 di secondi, Giacomo invece ne ha presi 3. Quindi se riesce a Senna scendere a 3 quanti secondi secondi ha? da Furious. Senna mi pareva ne avesse 3, basta, vediamo. Senna 3, basta. Non ne ha altri. Furious quindi se passa Senna deve dargli anche 3 secondi e non è Eh sì. semplice visto che gira 4 Deve decimi dargli più 3 secondi. veloce. Eh sì. Vediamo, E vediamo, seguiamoli. DRS Furious non ce l'ha questo giro. avrà il È DRS nel vicino. rettilineo principale, probabilmente. E si stanno Attenzione avvicinando a perché Savio, eh. comunque, esatto, è quello che ti stavo dicendo. Senna ha recuperato 9 Perso 6 decimi, decimi, Savio. 9 decimi complessivi in questo giro. Penalità per Mamma mia. Savio. Per ora sono Quindi pari alla lui pari e tutti. Senna. Cioè Esatto. Alla pari con Senna. l'unico svantaggiato è Furious per ora. Attenzione, Samuele è largo, un po' larghino. È Samuele che a 39,0 Giacomo che l'ha Furious. preso. Eh sì, io seguirei loro perché tanto Senna e Furious non hanno il DRS e sono lontanucci. A parte oddio, 38,2 per Giacomo. Anche, no, DRS per Giacomo ma non credo si avvicini. Forse in staccata recupera qualche È in metro, staccata, dovrebbe guadagnare con queste gomme. È un po' brutta la ma. staccata, Va un però. po' E lungo anche. Aspetta, aspetta, no, intanto andiamo su fu. Senna e Furious che si sono. Esatto. Eh sì, ho visto il distacco, che era 4 decimi. Stanno recuperando su Savion perché ha perso altri 4 Eh decimi. sì. E Forse vedo anche il laggare fatto di Senna un essere vicino. pochino. Ma io invece lo vedo abbastanza normale per adesso. No, io ho un colpettino ma rapido. Oddio. Ha avuto qualche. Meta, 3 secondi. Ha avuto qualche colpettino di lag, ma niente di rilevante. Intanto Giacomo ha preso penalità, ma niente di rilevante, diciamo. Attenzione, DRS per Furious, si avvicina alla Eh sì, staccata, occhio. ma non credo che farà la z... infatti, perché sennò... Oh! L'ha sfiorato il muro, Oh! Senna! Esterno, esterno! No! Furious Che all'esterno. sorpassone! Senna Va lungo allunga e Senna, c'entra il muro. ma va molto lungo anche... Ha Ah! centrato Tala distrutta. Qua Grande sorpasso di Furious. E era meglio stare più attenti lì. rientra Senna, Rientra perché Senna. rientra? Forse se l'ala è arancione. Se no conveniva restare fuori. Ah, addirittura Ah, ecco. rossa probabilmente. Ci comunica che ha l'ala rossa perché non capivamo appunto il perché del rientro. 2 secondi e 3 Sono che stato dividono Savion forzato. da Furious. Però ricordiamo, Furious ha 6 secondi di penalità, Savion 3, quindi dovrebbe passarle e dargli 3 secondi, manca 4 giri. Mentre Samuele sta difendendo per ora il terzo posto. E Attenzione per adesso ce perché la sta facendo. per adesso Giacomo non ha fatto grandi cose con questa gomma, ha recuperato 5 secondi rispetto a un paio di giri fa, ma comunque è sempre dietro. Non riesce a Non c'è grande avere differenza quella tra le cosa in più. mescole. Sai cosa penso? A quanto E pare. questo può essere un aiuto per chi correrà nei giorni a seguire. Che comunque
Comunque la gomma fresca ti dà un vantaggio nei primi 2-3 giri, secondo me già due sono sufficienti. Poi comunque, cioè, è al pari della super soft, o comunque ultra soft, super soft, super soft, ultra soft. Soft perde qualcosa in più come passo gara, nonostante quanto vuoi, Sì, però non c'è grande differenza, forse, esatto. ecco. Ma vedo Samuele crashato di Attenzione, oh, nuovo. Giacomo, no, contattone. Ha toccato anche Aspetta, non ho Samuele, capito. povero Samuele. Ma Samuele non è crashato, allora. Mi Ma Samuele sta giocando, sembrava però l'ha toccata crashato, e invece la ci sono toccati. Zidane. Secondo Giacomo ritiro per Pipita. Giacomo. Mamma mia, lunghissimo. Qua si è arrivato lungo. Dove peraltro ha avuto un incidente Sainz l'anno scorso. Mamma mia, che lì si arriva a Bruttissimo più di incidente era stato. 300 km orari. Si è girato Samuele, ha forato. No, davvero, no, ma che sfigato. Ha forato Alla giusto in tempo, è posteriore rientrato. destra. E Senna lo passa. Senna Ci si riprende il suo credo. terzo posto. No, ma rasa, Senna incredibile. quindi va a podio. Attenzione a Furious. Nicola, battaglia per la Che posizione finale. numero 1 Ah sì, e è 2. vero. Spieghiamo le prime posizioni. Con questi 4 decimi, il distacco incidenti. fa i primi due. Non ci avevo più pensato. Samuele cambiano sia il muso, gli montano gomme ultra soft. Andrà per il giro veloce, dai, ce la può Eh sì, fare. dai. Viene passata anche da Mette. Quindi ultima posizione per adesso. Senna, lasciatemi il Furious passa termine, ora. culato. Vai, vai. Culato perché aveva fatto la sosta. Ho visto pezzi di macchina volare. Non so se era quella di Anche io, però Furious. non ci Andiamo a sono vedere. toccati. Strano. Sì, era una Mercedes, c'erano i pezzi della sua, però strano, non ci sono toccati. Vabbè. Attenzione, attenzione. Vediamo che non faccio lo stesso errore di Lungo Giacomo. Savio, no. Savion va un po' lungo. Venuto bene. Mi Furious che si toccano avvicina, lo tocca leggermente. leggermente. Savion che protegge l'esterno. Ok. Chi vuole Passerà provare a così. vincere deve Secondo me passare. aspetta il rettilineo. E gli deve dare 3 secondi, lo ricordiamo. Quindi può giocare su Eh sì, queste ecco cose. quello. Si fa vedere. Vediamo un po'. Affrontano l'ultima curva Sì, qua ci insieme. prova. Sì. Qua lo passa sicuramente. 39,6 per ora. Lo Già prende la passa di scia per sicuro. avvicinarsi. Eh Sta girando in grassa. Entrambi in grassa sono, eh. Savion per sì. E difendersi. Vediamo chi tira la staccatona. passa, Furious. bravo. Bravo, Bravo bravo. Furious. Vediamo se Dai, risponde. Savion. Savio. Gestiscila. Gestiscila. Beh, Ti manca due rischiosissimo. giri. Ti Mamma devi dare mia, che 3 rischio. secondi. No, Savio! E si toccano. Che entrata! No, 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 minchia. Spettacolare però, spettacolare. Ecco, però. Spettacolare. Nessuno penso abbia avuto danni. Le ali le vedo Si intatte è a entrambi i danneggiato piloti. l'ala Savio. Danneggiato un po' dalla Savio. Mostra un pezzo partire. Eh sì, Savio, vabbè. Furious, scusa. Questo è un Furious. pezzettino dalla partire. Eh sì. Savio si è buttato un po'. In maniera un po' troppo Sì, ha garibaldina. fatto un sorpasso un po' aggressivo. Io non se l'aspettava, Furious, forse. No, penso proprio di no. E adesso si fa E con questo dura manca per due Furious. giri, eh. Eh sì, Sì, siamo ormai sempre più sì, vicini alla fine di questo Gran perché... Premio di Russia. Dai, Addio, Yokura, addio Furious, un'altra vittoria. penalità, dai, 9 secondi di penalità. Furious che comunque vuole togliersi la soddisfazione di arrivare prima al traguardo. Ancora un pezzo da. Passa però. È Sono tolti i pezzi d'ala strano, di io l'ala l'ho. movimento. Ma lo strano è che non vedo ancora tanto danneggiata, nonostante i pezzi che sembrano volare. Sì, ma anch'io, ma infatti. Attenzione, interno per Passa, Savion. passa. Staccatona dal Lungo? lungo. Sì. La voleva È riuscito a chiudere, ma non ci è tenerla, però. riuscito. Furious è stato Non più arrivare qua. furbo. Eh sì. Però, cioè, deve capire che Savion la gara ce l'ha in tasca. Ce l'ha in tasca la gara, non deve fare altre cappellate come quella di prima. Eh sì, perché per vincere Furious deve dargli 6 secondi. Esatto. E 6 secondi in un giro, a meno che non faccia un errore clamoroso. Intanto Samuele Samuele giro veloce. 37,509.
Le gomme ultra soft. Bravissimo Samuele, un po' sfortunato in questa occasione, Mamma però ha mia. dimostrato di poter competere con i primi per le vittorie e per i podi, quindi complimentoni a lui. Tanto, bravissimo anche Matt, che comunque, nonostante i problemi, ha approfittato dei problemi degli altri ed è quarto, quindi ci tengo a sottolineare anche Matt. Savio, oh, Furious lungo, Furious lungo! E Savio, ma che Savium per si rifà poco non lo sotto. colpisce. Savium che ha un pezzettino d'ala rotto, tra l'altro, dell'anteriore. Sulla sinistra, mi pare. Prevedo un flap in meno. Sì, Però riesce a hai guidare. ragione, sì. Dai, manca un giro, sarà un giro Deve infuocato. resistere. Perché secondo me Sabiome il sorpasso lo vuole in pista, non si accontenta di passare grazie alle penalità. Però Eh sì. È comunque una questione di onore. ora è un po' più lontano. È distante. Cosa che Poi farei ci può anch'io, riprovare nell'altro ritiro. personalmente. Ci Ma mancherebbe. se ha un flap in meno, io la vedo dura stare dietro In curva è così. una Già è difficile fatica. stare dietro normalmente. Esatto. Attenzione perché io non vorrei fare il gufo un'altra volta, già l'ho fatto, ma Samuele potrebbe recuperare anche Matt, perché comunque 3 Vediamo quanto hanno girato. secondi. 46 contro Samuele 30, 38 e 39. 9. No, 38 e 9. Vediamo E dai. Furious un po' forse ce la può largo, fare. Sabiom pure. Intanto direi, visto che è l'ultimo giro, di seguire i primi due. Largo Furious. Sì, assolutamente. Mamma mia. Eccolo Savium che si avvicina sul Ci DRS. può Sono entrambi a provare. fine Ci può. carburante. Secondo me va a lungo in questa curva. Va a lungo in questa curva. Va a lungo nel No, senso ci ci prova eliminano entrambi. in questo rettilineo. No, Dai, è dai, troppo dai, che c'hai la distante. vittoria. O ci prova Ma nelle sai, i ultime sorpassi di curve. Ricciardo in Brasile magari Ma ispirano, Ricciardo. sicché uno. Ricciardo. Di Ricciardo ne nasce uno nella vita. Occhio Oh! Attenti! Che le ultime curve. gara Attenzione però, in che onboard con gara, la che Renault. gara! E arriva Mette primo un'altra Furious, però penalità. vince Savium. Grandi Sabio entrambi. Adesso primo, Furious secondo. Senna arriverà terzo, anche Senna. grandissimo podio. Comunque ti voglio comunicare che Comincia a Matt perde la quarta disintegrare. posizione su Samuele perché ha Eh sì. troppe penalità, ha preso una penalità anche adesso. E poi l'ha Oh, passato. Samuele Va a lo passa. largo, bravo Intanto arriva Samuele, Senna, bravo bravo, anche da lui. applausi. Lo ripassa Che fischio. e Matt va a lungo. E arriva lungo. Mamma mia che finale coi botti, Emozioni fino che alla finale coi fine. botti. Samuele ha finito la benzina, a 0, 0,4. È l'importante che nulla. A parte dovrebbe Che arrivare arriva agli ai uguali. traguardo. Sì. Quarto Samuele, Samuele quinto quarto. Matt. Nome! È Force India che decide di girarsi dopo il traguardo. Però Mamma mia. vabbè. Un po' strano. Quindi ecco Nico, pensi te allo che alla screen? fine. Sì. Siamo alla fine. Vai. Invito il podio io intanto, va. Dice adesso faremo un'intervista al podio. Vediamo la Renault che festeggia. Grande Savium. Poi Io so secondo anche chi devo posto per invitare, Furious. Sabiom. Terzo Senna. Quarto Samuele. Quinto Matt. E poi Giacomo, Nikran e TST Lauda che si sono ritirati. Per incidenti. Adesso Ma si invita solo il direi podio, appunto vogliamo loro. fare qualche Sì. domanda? Ok. Invitiamo il podio. Quindi Puoi Savium, invitare te, Furious e Furious, che non ce l'ho Senna. fra gli amici io. Sì. Prendi invitare appunto sia Furious che Senna. Allora, facciamo un conto delle Quindi. penalità. Furious 9 secondi e Savion 3, Senna 3, Matt 9, Giacomo 11, Nikran 3 Ah, e abbastanza poi Eriksson che contenute, non so dai. chi Abbastanza è. Sì, contenute. sì, sì. Quando stanno arrivando i piloti del Allora, podio. Direi di partire da Senna. Ah, aspettiamo che ci siano sì, è vero. tutti, così almeno diciamo le cose una volta sola, senza dirle 40 Ah, volte. eccoli, ci sono, ci sono. Allora, intanto Allora, buonasera a tutti, includete il vostro potete audio, includere l'audio. innanzitutto. Sì, Sì. devi includere l'audio nel gruppo. Direi di partire da Senna, allora, se vuoi. Dal terzo Vai, classificato. sì, vai, vai. Intanto, ciao Senna. Buongiorno.
Intanto complimenti per il podio, è stata una gara un po' abbastanza emozionante fin dalla prima curva, abbiamo visto, e ti ha portato al podio. Come la giudichi? La giudico una buona gara. Io ho visto che da questi ultimi Gran Premi che soffro molto nelle partenze, e quella di oggi sono scontrato con Matt e ritengo sia un incidente di gara, però forse Matt potrebbe magari mandare un reclamo, ma non credo perché sia un incidente normale che può capitare, perché avevo nettamente difeso, stavo tentando di difendere la posizione. Del podio, se come lo giudici, eccetera, era il tuo obiettivo a inizio gara o puntavi ancora più in alto dopo la qualifica? Oh no, per me, ma mi ha sorpreso Furious gli ultimi 10 secondi che ha fatto la pole in qualifica. Vedevo loro magari di festeggiare la prima pole anche su questo circuito dove è molto difficile perché prendi tanti tagli curva, però me l'ha soffiata all'ultimo, quindi congratulazioni. Sono contento di questo podio e spero di continuare così, visto che è il mio terzo podio di fila. E allora hai domande per Senna? Beh, intanto buonasera, complimenti per il terzo posto, un terzo posto comunque Grazie. meritato. E beh, poi terzo podio consecutivo, mi auguro ci sarà anche una vittoria prima o poi, perché solo terzi posti, dai, cerca di vincere anche, no? Tanto il potenziale ce l'hai, l'abbiamo visto. E ti ho visto un po' soffrire. Lore? Lore? No, scusate, ho attaccato il cavo del joystick. No, dicevo, Ah. ti ho visto un po' soffrire nella parte centrale della gara. Stavi gestendo le gomme, il carburante, oppure avevi qualche problema tu, insomma, nel gestire? No, più che altro avevo un problema, vabbè, all'ala posteriore, ma cioè, da sottolineare, però stavo gestendo molto le gomme per tentare di portarle fino alla fine, però a 6 giri dalla fine, 5 adesso non mi ricordo bene, sono andato lungo e ho danneggiato l'ala e sono dovuto entrare. Pensavo di aver finito l'ala gara al quinto posto, invece dopo ho visto che Giacomo si è ritirato, Samuele è rientrato in box, allora ho visto la terza posizione ancora possibile e l'ho sfruttata. Sì, Giacomo comunque stava facendo una bella gara, perché era partito in super soft e faceva, cioè io e Nicola si commentava, faceva dei giri su 48 molto costanti e cioè era lì con voi, però quando ha fatto il cambio gomme non è riuscito a guadagnare, cioè è riuscito a autoeliminarsi, insomma, l'avete visto perché comunque ha abbandonato, poi è andato lungo e ha rotto. Però comunque te sei arrivato a podio, secondo me chi arriva a podio è perché non è fortunato, non ha culo né niente, ma perché lo merita. Quindi ti rinnovo complimenti e continua così. E poi, come ti ho detto, speriamo di vederti vincere anche, invece di arrivare un secondo o terzo. Quindi impegnati per la Spero. vittoria anche, dai. Grazie, i complimenti. Spero in futuro di vincere perché sarebbe il mio sogno, diciamo, portare a casa una vittoria come per la prima volta, cioè il primo anno che corro e magari portare a casa una vittoria sarebbe ottimo per me. Dai, bene. Se non hai domande, direi che possiamo altre domande, possiamo passare al secondo. No, si può passare al secondo classificato, sì. Ok, quindi siamo a Furious. Ciao Furious. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Innanzitutto complimenti per il secondo posto. Volevo chiederti la tua opinione sulla tua gara, perché sei stato primo. Una buona prima parte, poi forse un errore prima della sosta ti ha un po' condizionato la gara.
Come la giudichi la tua gara? Sì. Cioè, sei soddisfatto, Innanzitutto vorrei deluso? fare complimenti a Sabio per la prima posizione. Abbiamo fatto una bella lotta alla fine. Eh sì, nella prima parte di gara ero primo, però verso il decimo giro, se non sbaglio, ho lasciato entrare prima il mio compagno di squadra Nicky, perché ha detto che non aveva più gomme e quindi ho continuato. Però sull'ultimo giro che dovevo fare non avevo più gomme e le ultime curve prima di entrare box ho perso la macchina e mi sono girato perdendo così la prima posizione. Entrato in box ho messo le super soft e dal decimo giro fino al 27esimo non ho fatto altro che spingere perché volevo recuperare e riprendermi quelle posizioni, però spingendo mi sono preso alcuni avvertimenti che poi mi hanno portato a delle penalità. Poi riguardo alla lotta della prima posizione, perché anche se sapevo che non ce la facevo ad arrivare primo, però volevo la prima posizione virtuale, se così si può dire. Quando Bino, sentami, quando Savio mi ha passato su, che non mi aspettavo proprio perché stavo girando, ho visto una freccia rossa sbucare sulla destra e ci siamo scontrati e ho rotto la, non sono riuscito più a scappare così. Però sono contento lo stesso perché per due gare sono stato sfigato che rompevo l'ala e così via. Domande. Ma io ti volevo fare una domanda semplice, ma soffri un po' di pressione, vero? Cioè non ti riesce a essere molto tranquillo quando sai che hai uno col fiato sul collo, vero? Cioè mi No, sembra aver notato questo in sì. questa gara qui. Cioè, intanto cioè, sei stato bravissimo uno a fare la pole e poi in partenza hai fatto la miglior partenza e sei, diciamo, Ho visto. andato via. E poi stavi gestendo la gara perché comunque eri prima, avevi diversi secondi dal secondo e da tutti gli altri. Poi quell'errore lì, cioè ti sei girato, ho detto vai, eccoci. Poi per fortuna eri lì all'ultimo, sei rientrato subito ai box e hai cercato di rimontare. Sei stato anche il pilota più veloce in una fase di gara, perché comunque per recuperare Savi Homme non poteva che essere così. E ci avete fatto divertire all'ultimo, con Sì. quei sorpassi e controsorpassi. Poi andavate, se andavi lungo te, ti seguiva Savi Homme. Poi hai cominciato a prendere penalità quando non eri più primo. Perché eri primo, quando eri primo gestivi e non c'era problemi, avevi solo un avviso Eh perché si sì, quando commentava ho con iniziato a Nicola. Quando spingere. hai iniziato a spingere, che non eri più primo ed eri lì che ti dicevi devo recuperare, hai cominciato a prendere penalità, Certo, una fraccata di sì. penalità. Però se permetti, cioè, quello che secondo me è che 6 secondi perché Savi Homme aveva 3 secondi di penalità, te ne avevi 9, ne avevi, quindi dovevi passarle e dargliene 6. Mancava troppi pochi giri, secondo me la vittoria te la sei giocata con quell'errore. Ma quell'errore poi ti volevo chiedere, quell'errore, cioè, l'hai fatto per errore, cioè un errore causato dal consumo delle gomme, giusto? Sì, perché non avevo più Oppure hai gomme, proprio sbagliato poi te. non usando la trazione, cioè proprio su quella curva mi risultava difficile controllare la macchina. Già con le gomme nuove mi risultava difficile, poi con le gomme consumate c'avevo cioè, a 70 e passa per 100 e quindi mi si è data la mazzata finale. Vabbè, comunque, oh, rifatti, nella prossima gara. Tanto il passo ce l'hai. Bravo, tu sei stato bravo, per cui non siamo certo noi a doverti dire che ce la puoi tranquillamente fare. Quindi, complimenti a prescindere dalla posizione. Hai fatto una bella gara. Grazie. Bravo. Allora, direi che possiamo passare al primo classificato, ovvero Savium. Ciao Savium. Buonasera a tutti. Grande Savio! Innanzitutto, complimenti per la vittoria. 25 Grazie. punti importanti, soprattutto in una pista come questa, che non è per niente semplice. Soddisfatto della gara e vittoria di fatto. Allora, diciamo Amico. che è stata una gara molto sofferta, cioè in senso ho avuto poco tempo per allenarmi.
E comunque è stata una gara subito a partire in salita perché in qualifica purtroppo è andata malissimo perché stavo facendo il giro, ho rotto l'ala perché mi è partita via la macchina. E il secondo giro che avrei provato ho preso il taglio curva e quindi me l'ha annullato, non ce l'ho più fatto entrare, quindi ho detto boh, partiamo ultimi. E comunque è stata una gara diciamo abbastanza movimentata, ma alla fine ho fatto il meglio possibile che potevo fare. Perché comunque gli altri io vedevo che avevano comunque tutti un bel passo. Io a confronto non ci avevo il loro passo. Infatti ho sofferto quella cosa, ho sofferto tantissimo lì. Quindi comunque diciamo che puoi essere soddisfatto comunque Sì, vedendo sì, sì, la sì, sì. qualifica che hai dovuto fare Poi una dopo, rimonta nel diciamo senso. che, sapendo che comunque gli ingegneri mi hanno detto che Loris aveva, Loris, Furious aveva della penalità, quindi diciamo che poi alla fine degli ultimi giri non ho più puntato ad andare a sorpassarlo, ma a farmi la mia gara tranquillo dietro senza darmi troppi secondi. Perché non ne avevo più. E poi quei casi come quelli degli ultimi giri, meglio non andare a rischiare in queste situazioni. No, infatti, per quello che non volevo peggiorare la situazione perché anch'io avevo l'ala rotta. Per quello che anch'io andavo lungo e non riuscivo comunque. Poi complimento Ani a Furious comunque per la gara. Siete stati bravi tutti e È due. stata una bella lotta, sì, è stata una bella lotta fino a che poi la mia Renault è andata un po' lunga in qualche sorpasso, però Siete è andata sopravvissuti bene. entrambi, questo è l'importante. Te hai domande, Lore? Ma te l'aspettavi questa vittoria? Diciamo che non me l'aspettavo. La vittoria no, perché comunque non sono riuscito ad allenarmi benissimo come volevo. E quindi ho lottato, diciamo, è stata una cosa improvvisata, tutta improvvisata la gara, cioè in senso pianificata all'ultimo. Perché le prove non le sono riuscito a fare, comunque il mio passo gara ho visto che era sulle 39 fisso. E non Quindi miglioravo. il tuo passo gara rispetto in questo caso a Furious che ti era dietro era inferiore. Sì. Sì, infatti l'ho E notato questo te lo subito che lui confermiamo. iniziava già a guadagnare, però non mi sono agitato troppo perché comunque sapevo che lui aveva molte più penalità. Perché io ho Ah, preso la ne eri a penalità di 3 conoscenza delle penalità. secondi. Sì, chiedevo all'ingegnere che me lo diceva. Ok. E volevo ringraziare No, poi. comunque Ma vai, scusami. anche volevo ringraziare anche Binome che mi è stato dietro tutta la gara. Grandissimo. E poi ringrazio anche i miei amici che mi sono venuti a trovare, che ho qua i miei amici che mi hanno comunque sostenuto tutta la gara. Sopportato più che Grandi, grandi. altro tutta la Sì, gara. diciamo di sì perché stavo sclerando. Stavo No, sclerando. Poi ovviamente vabbè, la sto partenza scherzando. è stata un po' tragica la partenza, cioè in senso sono partito abbastanza bene. Mi sono trovato poi davanti in Matt alla curva davanti di traverso, l'ho evitato all'ultimo. Però sono riuscito a gestirmela, diciamo, abbastanza bene. Senti, ti volevo fare anche Dimmi. un'ultima domanda, ma Sì. con le soft ci Con le avevi soft ci avevi pensato di pensato. partire, visto che comunque la qualifica non l'hai Non fatta? l'hai fatto. Ci ho pensato di partire con le soft, però poi alla fine della fiera diciamo che ho detto proviamo, comunque non siamo in tantissimi.
Quindi ho detto facciamo lo stesso ultra soft. Ok. Bravo Bravo comunque. comunque. Cioè, vittoria inaspettata, visto che lo mi dicevi una mezz'ora prima dell'inizio della corsa. Bravo, Bravissimo, ti ringrazio anche a te. Ma figurati. No, mi dispiace non essere venuto a fare l'ingegnere, solo che Nicola mi ha cercato e mi ha chiesto, si fa il commento, vai, a posto. Sapevo che c'era Bino con te, sicché ne ho approfittato, ti chiedo scusa io, anzi. E sono veramente contento per te, te lo meriti. Bravo, Grazie, bravo, bravo. grazie, grazie. Adesso Figurati. vediamo di continuarla. Una striscia Mi positiva raccomando. così. Cerco Mi assolutamente di raccomando. continuare diciamo tutte le Bene, gare così. Però sono contento non di fare averti la qualifica insultato. partire ultimo, diciamo che Vabbè, senti, di potevamo piste come evitarlo. Russia, io Come penso, Russia, io penso. cioè dopo Russia c'è Messico dove puoi tagliare, poi le Dai, altre poi le altre piste, piste. cioè. Nicola, sei Nicola, sei d'accordo? d'accordo? Sì, dai. Direi proprio di sì. Cioè, Russia è un caso eccezionale, eh. C'è Messico il secondo settore su quei curvoni veloci, ma dai, lì ce la puoi fare, dai. Anche Hanno quelle le loro taglie. sfidano. No, Neanche un perché po' diciamo che sono sfidano, riuscito pure. anche non a prendere penalità fino al 22esimo giro. Un Sì, miracolo. infatti. No, L'ho presa alle noi ultime eravamo perché preoccupati. ero stanco. Cioè, io guarda, quando hai fatto l'ultimo sorpasso su Furious, quello dove vi siete toccati dopo il curvone nel primo settore, io a Nicola gli ho detto, ma secondo me Savio non lo sa delle penalità, perché sennò starebbe buono. Poi mi sono detto, aspetta, magari lo sa ma lo vuole sorpassare lo stesso come farebbe ognuno di noi, perché vincere per le penalità non lo fa nessuno, secondo me. No, infatti ho cercato di lottarla fino a che potevo. Poi io ho rotto l'ala, lui ha rotto l'ala. E no, sapevo che se tentavo il sorpasso non avevo la macchina al top, quindi non, se non riuscivo a staccare o farla staccata come volevo, e rischiavo di rovinare la mia gara e la sua gara. Quindi non mi han... ho detto evito, se riesco cerco di passare il più pulito possibile, ma in staccata non me la sentivo. No, è stata una bella gara, bravi a Una bella tutti gara, bravi. comunque. Bravi, bravi. Poi molto Bravi, bravi. Poi molto corretti, corretto. soprattutto alla partenza. Io mi aspettavo un patatrack da tutti, più o meno, invece mi avete smentito tutti. Avete mentito. Bravi, bravi, bravi. Grazie, grazie, grazie. Io ringrazio tutti. Grazie. E faccio un saluto a tutti e speriamo alla prossima speriamo di prepararci meglio. Vediamo tra 7 giorni. Tra Io 7 giorni. Loro, Ciao io Loro, ragazzi. se non hai domande, vai Nico, vai, vai pure. Esatto, c'è cioè domani Simulation Gold della Competition Silver, sempre in Russia, e poi per chiudere il weekend della Esatto. settimana dell'Energy Russia ci sarà giovedì la Competition Gold, che saranno da seguire. Ricordiamo anche i canali social, ovvero il nostro canale YouTube, TSTF1 Racing, il sito internet, tstf1racing.intervista.org e anche la pagina Facebook. E vi invitiamo a seguirle comunque. Niente, io allora ti ringrazio per il commento, ringrazio anche Otan per la stima. Direi che ci sentiamo con i prossimi appuntamenti del campionato TST. Ciao a tutti.